Sono Monica Scanu, dirigo la sede di Cagliari dell'Istituto Europeo di Design. Siamo qui in questo splendido parco, che è il Parco delle Trebine di Morgongiori. Abbiamo collaborato, ho avuto anzi la fortuna, la grande fortuna e la gioia di collaborare al Monte Arci Land Art Festival. È diciamo che una delle nostre prime esperienze come scuola di design di un progetto di land art. È un percorso che hanno realizzato i nostri grandissimi designer, guidati dall'architetto Maurizio Bosa, un oggetto artistico che avesse la caratteristica di riprodurre i cicli della natura, quindi i materiali sono naturali e l'obiettivo è proprio quello di fare in modo di capire come si integrerà questo oggetto artistico alla natura circostante. L'installazione prende spunto dalla natura, prende spunto dalla natura perché dopo varie riflessioni, dopo un primo sopralluogo e soprattutto dopo quelli che sono stati gli fatti funesti che in qualche modo hanno interessato la Sardegna, la zona proprio nei pressi del comporto di Monte Arci, dopo le devastazioni degli incendi, ci hanno fatto scaturire una riflessione su quello che poteva essere un progetto di ricostruzione. E da lì prende spunto la nostra installazione. E quindi non creare una installazione artistica, ma proprio cercare di ricostruire. E quindi abbiamo preso spunto proprio da quelli che potevano essere dei pezzi di legno che diventano dei tronchi d'albero e grazie a dei tondini di ferro improntato che diventano i loro rami, ricostruiamo in qualche modo la natura. Ma non solo, raccontano anche di tre guardiani, tre forme umane che fanno da guardia al comparto. Io mi chiamo Lorenzo Finotto, faccio parte del gruppo IED. Fondamentalmente ho studiato i materiali e continuo a farlo tuttora, mi interessano tutti i materiali. Per studiare il materiale bisogna conoscere prima di tutto da dove arriva, l'importanza di dov'è e di quanto può essere legato a quel luogo. In questo caso, questo legno che è cresciuto in queste zone verrà riutilizzato in queste zone, creando un percorso circolare di ecosostenibilità. Sono Anna Magia, faccio parte del gruppo di progetto dello IED. Sono stata coinvolta insieme agli altri ragazzi del gruppo per un progetto di land art. Devo dire particolarmente interessante, soprattutto un po' per l'amore che ho sviluppato per questo territorio. Sarà un po' legato al fatto di aver fatto la tesi sul Sentiero Nero dell'Ossidiana. Quindi questa occasione di ritornare in questo territorio, poterlo raccontare, questa tipologia di progetto infatti a me piace perché è rivolta a tutti. C'è il bambino che la percepisce in un certo modo, l'adulto in un altro modo, l'anziano rimane colpito perché magari alla mente vengono rievocate tante esperienze del passato. È un qualcosa appunto proprio di atavico che secondo me lega a tutti. Quindi devo dire contenta e molto soddisfatta di far parte di questo progetto. È stato molto interessante e bello sentirsi parte integrante della natura ed è stato molto accogliente, se vogliamo dirlo così, perché sei tu la natura e nient'altro, ti senti parte di un qualcosa. Yeah.